dicevo, parlare in questo momento di giustizia potrebbe sembrare bizzarro, e anche il fatto che ci sia grande interesse su questi temi potrebbe sembrare strano se uno non conoscesse davvero cosa significa per l'Italia la parola giustizia. Con tutti i problemi che ci sono, l'inflazione, la guerra e tantissime altre questioni che riguardano anche la nostra economia, il nostro quotidiano, la giustizia potrebbe sembrare come un tema secondario. Il problema però è che quando si parla di giustizia si parla anche di una visione del mondo, e quando si sceglie se difendere o meno alcune libertà bisogna capire anche da che parte si sta della storia, se si sta dalla parte non solo del garantismo o del giustizialismo, ma dalla parte della difesa a 360 gradi della libertà. Il libro di Matteo Renzi e anche i nuovi capitoli dedicati in questa nuova edizione sono, almeno dal mio punto di vista, un manifesto non solo di garantismo ma anche di libertà, non soltanto per la storia personale e incredibile di Matteo Renzi, ma anche perché costringono persone che fanno parte del partito del giustizialismo e del partito del finto garantismo a farsi delle domande non scontate. Domande non scontate che riguardano per l'appunto quello che significa vivere in un paese dove non soltanto a volte non c'è la certezza della pena, ma non c'è neanche la certezza di un giusto giudizio. Quindi io vorrei cominciare chiedendo a Matteo Renzi una cosa che riguarda proprio una notizia di oggi. L'ANM ha utilizzato delle parole molto dure nei confronti di Matteo Renzi. Strano, perché da loro non me l'aspettavo. Cioè, l'ANM proprio non me l'aspettavo. Infatti è così poco una notizia che i giornali quasi non ne parlano. Ma che cosa significa essere accusati dall'ANM di essere una persona, in teoria non proprio, ma pericolosa? All'inizio mi facevo un po' effetto. Poi adesso da un lato mi sono abituato, sono come le prime foglie che cadono d'autunno, sono come le occupazioni studentesche, sono come i regali a Natale. Quando esce un mio libro io prendo una posizione sulle questioni della giustizia, l'ANM parla sempre di pericolo e di delegittimazione dei magistrati. Chi è che delegittima i magistrati? Io stamani mattina ero al Tribunale di Firenze per rispetto in una vicenda giudiziaria che riguarda il Tribunale di Firenze. Venerdì c'è un'udienza open, un processo che io credo, un giudizio ancora all'udienza preliminare che io credo allucinante, e io sarò venerdì in aula perché rispetto i magistrati. Però ho detto a quei PM, te e te, nome e cognome, siete tre persone di cui io non mi fido. Quali sono i nomi e cognomi? Luca Turco, Giuseppe Creazzo, Antonino Anastasi. Sono i tre PM di Open. Antonino Anastasi è quello che era nella stanza, è entrato nella stanza di David Rossi, chi ha letto il libro lo sa, senza averne titolo, per fare un'inchiesta che abbiamo visto è ridicola per come è stata fatta. Io non so valutare cos'è successo al povero David Rossi, e non sarò io a speculare su sta vicenda. Ma quello che è certo è che chi ha fatto le indagini si deve vergognare. Il dottor Luca Turco è quello che nell'aggiornamento del libro, il dottor Luca Turco è quello che ha arrestato mio padre, mia madre, indagato mia sorella, mio cognato, che ha aperto l'indagine su Open e che ha fatto tante altre cose finite poi in una bolla di sapone, per esempio la vicenda Menarini. È uno che nel libro lo definisco ormai un affetto stabile, visto il rapporto che ho con lui. Lui è uno che nel mese di febbraio del 2022 riceve la sentenza della Corte di Cassazione, la quinta sentenza della Cassazione sulla vicenda Open, che dice: il materiale che hai preso a Marco Carrai glielo devi restituire, e aggiunge: non lo devi trattenere. Cosa vuol dire non devi trattenerlo? Vuol dire distruggilo. Cosa fa questo PM Luca Turco? E io la trovo una cosa eversiva. 15 giorni dopo scrive al capo del Copasir, senatore Urso, e scrive al senatore Urso: ecco il materiale di Carrai, perché la Cassazione ha detto di distruggerlo, ma io te lo do lo stesso. Io non mi fido di costui. Non mi fido di Creazzo,
che il CSM ha condannato per molestia sessuale nei confronti di una collega. Dopodiché io non mi fido di loro, glielo dico in faccia, non scappo dal processo, e una volta che gli ho detto che non mi fido, vado da loro e non delegittimo i magistrati, perché mi faccio processare da loro. Chi delegittima il magistrato? Colui il quale fa una denuncia o chi fa le indagini a capocchia come sono state fatte a Siena? Chi delegittima la magistratura? Chi scrive un libro, 250 pagine, non c'è uno che mi quereli? O chi fa delle indagini come ha fatto Luca Turco, che vengono in qualche modo a disinteressarsi persino della Corte di Cassazione? O chi come Anastasi fa delle indagini che non tengono conto che quando si entra su una scena del crimine la prima cosa da fare è non toccare niente? Allora, vede direttore, la vicenda è questa, e finisco. La delegittimazione, questo non è un libro sulla magistratura, perché l'avete visto chi ha letto la prima edizione, siccome molti hanno già letto la prima edizione, ho detto alla casa editrice, almeno mettetela a poco, 9,90 minimo, cioè proprio il minimo, perché se no diventa un... Ma nelle 75 pagine nuove ci sono delle cose che dovrebbero farvi inorridire. Levate il nome Matteo Renzi, io credo che si debba levare il nome Matteo Renzi, farlo diventare una pièce teatrale senza nome Matteo Renzi. E quando tu c'hai uno a cui sono entrati nel conto corrente bancario, a tutti gli amici hanno preso il telefonino per andare a verificare cosa c'era in quel telefonino, hanno impedito di finanziarsi come gli altri perché comunque il finanziamento illecito fa paura, hanno messo il segreto di Stato su delle indagini relative all'autogrill. Ragazzi, l'autogrill, dice, ma è una cosa grossa. L'autogrill, che il racconto di Report sia una cosa incredibile. Però scusa, devi spiegare cos'è l'autogrill, perché non tutti sanno la storia dell'autogrill. Tutti. L'altro giorno sono passato a Fiano Romano, Fiano Renziano si chiama ormai, c'è una roba allucinante. Cioè, scusami Claudio, perdonami, ma no, ti rendi conto che lo noi dico siamo per dietro? Il pubblico, devi spiegare il che servizio cos'è. Pubblico dice che, uscendo dall'autogrill, lasciate stare i servizi segreti, fate quello che vi pare. Il servizio pubblico dice che una macchina esce dall'autogrill e va a destra e l'altra macchina esce dall'autogrill e va a sinistra. Fa il frontale. Come si fa a credere a un servizio pubblico che dice una cosa assurda? Dice a Mancini hanno tolto la qualifica, ecco, di agente dei servizi. Gli potevano togliere la patente. Facevamo prima. A proposito di frontali, nel libro e anche nelle polemiche di questi giorni c'è un tuo frontale fortissimo con Elisabetta Belloni. No, quello c'è alla fine del libro, sì. Quando racconto perché da soli noi gli Italia Viva abbiamo detto te il Presidente della Repubblica non lo puoi fare. E perché? Perché il capo dei servizi segreti non va al Quirinale. Ma c'è una vicenda non legata soltanto alla partita del Quirinale. Questa che è quella nuova. L'autogrill. Però, ma paradossalmente questa vicenda dell'autogrill spiega perché non ha senso mettere il capo dei servizi in carica a fare il Presidente della Repubblica, perché ci deve essere una separazione. Ci deve essere una evidente separazione tra la funzione di arbitro del paese e la funzione di quello che fa il capo dei servizi fino al giorno prima. Questo è l'ABC della democrazia, tant'è che quella vicenda lì l'abbiamo combattuta in solitaria, ma abbiamo fatto bene. Dopodiché, sulla vicenda del segreto di Stato, io non ci volevo credere che avessero messo il segreto di Stato su quella roba lì. L'hanno messo. È un'ulteriore vicenda su cui bisogna prenderla senza fretta. Cioè, sulle banche ci abbiamo messo 7 anni a vedere riconosciuta l'assoluzione, perché nel periodo tra il primo e la seconda edizione, ad esempio, il padre di Maria Elena finalmente è stato assolto da tutto. Qualcuno ha chiesto scusa? No. È una di quelle vicende su cui ci hanno riempito di fango e adesso tutti zitti. Sull'assoluzione dei miei genitori ci hanno messo meno, 4 anni. Sono stati 4 anni di inferno, ma l'assoluzione è arrivata. Sulle vicende di Open si è capito adesso dalla Cassazione che è una follia, perché Open, guardate, Open è la cosa più incredibile del mondo. Il tema del contendere è se il rendiconto di denari bonificati, trasparenti, regolari, sono stati fatti col modulo A o col modulo B. È tutto qui il processo Open. Centinaia e centinaia e centinaia di finanzieri impiegati a fare i sequestri, sproporzionati secondo chi? Secondo la Cassazione, sono stati impiegati, anziché messi per
andare a combattere il crimine, a contrastare il crimine, per andare a verificare delle carte che bastava chiedere in banca. Tutte ste robe, piano piano, il tempo è galantuomo. Ecco, sull'autogrill bisogna che vi mettiate di buzzo tranquillo, perché hanno messo il segreto di Stato, la verità arriverà nel 2037. Non c'è fretta, noi saremo sempre qui, sorridenti, allegri, saremo tutti qua, tutti in prima fila, felici, anche in seconda fila. Pier Ferdinando sarà candidato alla Presidenza della Repubblica anche nel 2037, perché, no, nel 36 ce la facciamo, dai, nel 29, vabbè, scusa. Ora mi tira, e quindi saremo sempre noi, e nel 2037 scopriremo la verità anche sull'autogrill. L'importante nella vita è non avere fretta. A proposito di tempi molto dilatati, nel libro c'è una viene smontata una fake news, cioè che la giustizia non può essere veloce. A un certo punto, scrive Matteo Renzi, quando vengono accusati gli inquirenti di non aver rispettato alcuni articoli del codice penale, se non ricordo male, e riceve Renzi questa risposta, perché i magistrati invece sono molto molto veloci nel dare una risposta su questo tema. C'è una circolare del CSM che dice che i procedimenti sui magistrati debbono avere una rapida e prioritaria definizione per evitare che restino nel limbo. Non è privilegio, ma è per evitare che vengano delegittimati. È un dovere imposto da una circolare CSM, non una questione di arroganza. Quindi si può fare. È andata così. Cioè, quindi... Io ho denunciato i miei PM, perché secondo me hanno utilizzato una procedura che non rispettava l'articolo 68 della Corte Costituzionale, della Carta Costituzionale, e quindi l'articolo 4 e 6 della legge del 2003 sulle autorizzazioni per i parlamentari, ok? In una settimana li hanno archiviati, con le motivazioni che Cerasa vi ha detto prima. Ci hanno detto, siccome è un magistrato bisogna fare la svelta. Allora cosa ho fatto? Hanno trovato quello giusto. Li ho ridenunciati. Ho denunciato Turco e basta, perché Turco ha firmato la lettera al Copasir e ho detto, scusa, se c'è una sentenza della Corte di Cassazione che dice che lui deve distruggere il materiale di Carrai e 15 giorni dopo lui prende il materiale di Carrai che doveva distruggere e lo passa al Parlamento, per me questo è reato. Mi aspettavo che in una settimana o lo archiviassero o lo rinviassero a giudizio. È 4 mesi che non se ne è saputo più nulla. Chi è la PM che se ne occupa? Quella dello yacht di Briatore. Ma chi l'ha detto veramente? Sì, signora, c'è di peggio nella vita. Lo yacht di Briatore gli è andata bene, ci ha messo una decina d'anni e va bene. Però il concetto di fondo che voglio dirvi è che se volevano con il mostro piegare la mia e nostra tenacia, hanno sbagliato obiettivo, perché noi siamo ancora qua più forti e più convinti che mai. E non insisteremo a parlare del mostro. Abbiamo messo in fila le cose del mostro e da domani, da dopodomani, dai prossimi mesi, faremo tutto ciò che serve per tornare a occuparci in pieno di politica senza inseguire i mostri e i mostriciattoli. Però questo libro andava fatto. Era un tributo per i miei figli, era un tributo di rispetto per chi ha sofferto in questi anni. Dovevo farlo sto libro, ragazzi, via, dovevo farlo. Poi diventerà una pièce teatrale. Però bisogna levare il nome Matteo Renzi. Bisogna mettere un altro nome. Prima di arrivare ad altre figure mostruose, o potenzialmente mostruose, che non fanno parte... Scusami, Matteo Renzi, altre figure mostruose. Grazie, Cerasa. No. Lo dici da solo. No. Sei anche autironico. Sei anche autironico. Ah, mi sarei arrabbiato. C'è nel libro una accusa molto forte, tra le tante, anche al CSM e anche al vicepresidente del CSM. Vuoi spiegare, vuoi ricordare perché ce l'hai tanto con il vicepresidente del CSM? No, non ce l'ho per niente. Beh, insomma, è lì un filo. David Ermini è uno, io 329, cioè, potrei dirti il numero a memoria di David, perché dai tempi in cui era candidato sindaco a Figline Valdarno non andò benissimo, ma io gli volevo bene lo stesso, è sempre stato uno che io ho sostenuto con tutta la mia forza. Dopodiché, in quel ruolo lì abbiamo sbagliato perché non è adatto. Oh, e si sbaglia, io talvolta ho sbagliato. E il CSM cosa ha sbagliato? No, non è il suo. Lo hai visto come ha condotto. Quando lui dice che... Cosa ha sbagliato? Facciamo degli esempi. Se Davigo gli porta delle carte e dice qui c'è della roba pesante, un interrogatorio, non indagano, fa quella roba lì, lui ha due alternative. La prima è dichiararle irricevibile e dirgli scusa, Davigo, come si chiama, Piercamillo,
ripigliati ste carte e vai via. Oppure le prende e le trasmette in forma ufficiale a chi deve trasmetterle, corretto? Cioè, o le prende o non le prende. Lui dice, erano irricevibili, quindi me le ha lasciate, le ho prese e poi le ho buttate via. Quando lui dice, io col sistema delle correnti, oh ragazzi, Ermini è lì perché Ferri, Palamara e Lotti hanno fatto un accordo. Poi se volete che io vi racconti che non è vero niente, va tutto bene, ma dare la colpa di tutto il sistema a Luca Palamara e pulirsi la coscienza dicendo noi siamo contro le correnti è un gioco di ipocrisia. Ma sapete quanta ipocrisia io ho trovato in questi anni? Gente che adulava dalla mattina alla sera, che faceva professioni di renzismo e oggi dice, ma Renzi chi? E questi ipocriti che cambiano posizione con me non funzionano. Nel caso dell'avvocato Ermini, io sostengo che egli sia stato eletto dall'accordo Palamara-Ferri-Lotti. Ermini è in grado di smentirmi? Lo faccia. Primo punto. Secondo punto, scrivo nel libro, lui nella vicenda da Vigo ha avuto un comportamento che a mio giudizio non è coerente con la figura del vicepresidente del CSM. È reato? Non credo, ma non tocca a me dirlo. Secondo il magistrato no. Ma l'idea di prendere quelle carte e poi buttarle via non ha senso. Dopodiché Ermini ha detto il 17 maggio, era il giorno in cui doveva uscire il libro, il 19, era domenica. Ermini manda una nota, appena vede l'anticipazione, dicendo io ricorrerò in via giudiziaria contro Renzi per quello che ha scritto nel libro Il Mostro. Ho preso il telefonino, ho guardato il numero di Ermini e gli ho scritto, caro David, eccolo qua, ci vediamo in tribunale, ti aspetto, tuo Matteo. E poi gli ho scritto, leggo che il vicepresidente del CSM, il mio comunicato, intende denunciarmi per ciò che ho scritto nel Mostro. Non vedo l'ora di ricevere l'atto di citazione. Potrò dunque raccontare, libero da ogni forma di prudenza istituzionale, tutto ciò che in questi anni l'avvocato Davide Ermini ha detto, scritto e fatto. Egli è diventato vicepresidente del CSM grazie al metodo Palamara. E io sono uno di quelli che può testimoniarlo. Le cenne romane di Ermini, fin dalla scorsa legislatura, sono numerose e tutte verificabili. E riscontrabili, facevo il premier, lo so. La sua storia da candidato sindaco, bocciato a Figline, aspirante consigliere provinciale, poi da parlamentare, da candidato vicepresidente del CSM, è ricca di aneddoti, che sarà piacevole raccontare in sede civile, a cominciare dai numerosi scambi di SMS di questi anni. Quanto ai verbali, ricevuti da Davigo e spiegabilmente distrutti, Ermini avrà modo di chiarire in sede giudiziaria il suo operato. Ecco, Ermini però è stato interrogato, ha detto che è andato esattamente come l'ho scritto io. E, vi svelo un segreto, non mi ha mai querelato. Che strano. Strano, eh? Quando si parla di CSM e quando si accusa il CSM di non aver vigilato a sufficienza, di aver commesso gli errori, non si può non ricordare chi è il presidente del CSM da moltissimo tempo, che è il capo dello Stato. Si chiama Sergio Mattarella. Io, questo me l'avevano detto, sì. Da premier, forse c'era un post-it in cui... E questo libro è un atto di accusa molto forte al sistema giudiziario e il caso di Matteo Renzi è un caso eclatante di mancato coordinamento, di una mancata disciplina, di un mancato controllo dell'azione dei magistrati. E il CSM in questo è un ruolo importante. In questi anni, secondo Matteo Renzi, c'è stato anche una sottovalutazione da parte del capo del CSM, cioè, di questi problemi. Mi faccia capire, direttore Celasa, lei pensa che io vengo qui... Ma io devo chiederlo. Lei pensa che io venga qua a chiederlo? È una curiosità intellettuale. Allora, il Presidente della Repubblica per definizione non si giudica e non si commenta, si aiuta a fare l'arbitro come egli ci chiese nel discorso dell'elezione del febbraio del 2015. Quanto alla vicenda puntuale, questo libro non è un atto sulla magistratura e basta. Questo libro è il racconto di come hanno cercato di farmi fuori dalla politica. Ok? Perché c'è la vicenda giudiziaria. Ci sono strane vicende bancarie. Io ho attaccato Banca d'Italia, sono l'unico ad aver attaccato Banca d'Italia in questo paese. E cosa hanno fatto? Cosa è stata la conclusione di questo? Il mio conto corrente stranamente è finito contro legge,
su tutti i giornali, una cosa che non si può fare. Io ho sottolineato come in un passaggio difficile, quello in cui abbiamo mandato a casa un signore che si chiama Giuseppe Conte, abbiamo portato un signore che si chiama Mario Draghi, avevamo tutti contro i media, il sistema dei media, tranne poche eccezioni, ma comunque erano sostanzialmente tutti a dire che Italia Viva era morta. Io ricordo giornali a me molto vicini che dicevano Italia Viva si è spezzata in due, il 50% appoggerà la nascita del Conte Ter, come fossimo dei Ciampolillo qualsiasi. Allora, di fronte a questo, mettendole in fila, PM che non rispettano la Corte di Cassazione, PM che non sanno giudicare ciò che è avvenuto a Siena. Ragazzi, alla fine a Siena, a parte le Iene, a parte il tempo e pochi altri, la vicenda di Davide Rossi non l'hanno seguita in tantissimi. Poi è arrivata una commissione parlamentare d'inchiesta e ha fatto un grande lavoro. Allora, non è un libro sulla magistratura. Quanto alla magistratura, non c'è bisogno del mostro per capire che le cose non funzionano. In questo libro ci sono delle lettere bellissime. Una me l'ha scritta un magistrato nell'aggiornamento, non ho messo il nome per rispetto. Ha scritto una lettera bellissima dopo la prima edizione. È una lettera di 4 pagine, ne ho messo soltanto una piccola parte. Un magistrato che ha avuto anche ruoli molto importanti in questo paese. E mi spiega perché le cose secondo lui non funzionano. Mi parla della cosiddetta sinistra giudiziaria. Questo CSM ha dato la colpa di tutto a Palamara. Non è così. Palamara può aver sbagliato, io non entro nel merito. Ma che sia colpa tutta di Palamara, non ci credo. È chiaro? Non ci credo. E potrei continuare. Quanto al ruolo del Presidente della Repubblica, il modo migliore per aiutarlo è quello di non metterlo in queste diatribe, in queste discussioni. C'è un vicepresidente del CSM. Tra 20 giorni eleggiamo il nuovo CSM, il 13 dicembre, sulla base della nuova elezione del nuovo CSM, speriamo che ci sia un CSM più credibile di quello che è stato fatto, che è andato in vigore fino ad oggi. Marattina ha fregato il posto a Calenda, ci prova subito, quindi voglio dire, fate... Proviamo, cioè la Bonetti aveva lasciato il posto a Calenda accanto a sé, è arrivato Marattina e gli ha fregato. Scherzo, dai. Proviamo a proiettarci nel come futuro. Sei un ventino dentro. Proiettiamoci nel futuro, perché vai. Dopo il primo importante atto del governo, la legge di bilancio, il cui commento di Matteo Renzi è pericolosa alle non pericolosa. Alle 11 domani c'è conferenza stampa, alle 12, a che ora c'è la conferenza stampa domani? Alle 11. La conferenza, vedete, noi siamo gente seria, il terzo polo, la conferenza stampa, c'è domani una conferenza alle 11 precise e non voglio offrire nulla alla platea. Ho già detto chiacchiere distintivo per quello che mi riguarda, perché di sostanza c'è ben poco, però insomma, domani allora. C'è una contromanovra, è stato fatto un lavoro, sono state fatte delle riunioni e soprattutto la nostra chiave, la cifra del nostro lavoro è la serietà, quindi di conseguenza domani presentiamo delle proposte che noi avanziamo, delle controproposte, e vedremo in Parlamento se la sedicente opposizione e la maggioranza hanno voglia di discutere con noi. Allora, proiettiamoci ancora più nel futuro e restiamo sulla giustizia. 2024, 2000... prossimi mesi, prossimi mesi. 2024 ci arriviamo, prossimi mesi. Se questo governo dovesse occuparsi di giustizia in una maniera un pochettino più costruttiva di come si occupava dei rave, cosa tutta anche da perché vedere, meno costruttiva meno è complicato. Sì. Loro hanno abbassato l'asticella in maniera tale poi che ogni provvedimento della giustizia possa essere un po' diverso. E quali sono delle leggi, dei provvedimenti che Matteo Renzi, anche la vostra coalizione, potrebbe appoggiare se il ministro Carlo Nordio, che è qui, che vediamo Nordio sulla prima pagina del libro con una citazione di rispetto a quello che pensa del libro, dovesse fare? Guarda, cos'è una Nordio, cosa? Due Nordio cose... è venuto a Castenedolo, dove il mitico Giambattista Groli ha organizzato una di quelle presentazioni per pochi intimi, eravamo un migliaio. E Nordio ha fatto un bellissimo intervento, persino troppo bello, nei miei confronti del libro, dicendo che questo libro è un libro che andrebbe studiato alla scuola superiore della magistratura. Non credo che sia così, naturalmente, però le parole che egli ha detto sul libro mi mettono quasi in imbarazzo, anche perché noi, ad esempio, oggi abbiamo firmato un'interrogazione a Nordio. Perché, capito, poi c'è anche un tema dialettico. Se il PM, e io dico nome e cognome, non rispetta la sentenza della Corte di Cassazione, io non è che dico urlo oppure allora io non vado a farmi processare. No,
E dico, bene. Interrogazione al signor Ministro. Signor Ministro, quel PM non sta rispettando la Cassazione. Siccome io non delegittimo la magistratura, che è la Cassazione, verifichi lei che cosa intende fare. Quindi nei prossimi mesi io sono curioso di capire come il Ministro di Grazia e Giustizia, o no, si dice più di Grazia e Giustizia, il Ministro Guardasigilli intende rispondermi su questo punto. Sono curioso di capire cosa farà il nuovo CSM sul profilo disciplinare, sono curioso di capire cosa accadrà rispetto alle leggi. Nordio ha detto delle cose molto interessanti, le ha dette da sempre. Nordio è un magistrato, un signor magistrato, è inattaccabile. Quello che lui deciderà di fare lo vedremo, lo misureremo. Vedete, noi siamo partiti che avevamo ministro un abile DJ della provincia di Trapani, che da Mazara del Vallo si è recato nella nobile città di Firenze, dove si è dedicato all'attività di DJ con il nome d'arte di DJ Fofò. E lo faceva benino. Poi si è candidato a sindaco, perdendo, ed è stato autore di alcune delle più belle perle della storia del Consiglio Comunale di Firenze. Perché Alfonso Bonafede, in arte Fofò, quando io ero sindaco, nella mia battaglia contro di lui, lui era candidato sindaco contro di me, io candidato sindaco di centro-sinistra, lui candidato sindaco di 5 Stelle, fece una battaglia durissima perché i consigli comunali fossero in streaming, perché i cittadini devono sapere. E nel 2009 al primo consiglio comunale lui era rimasto fuori, quindi stava nel pubblico perché non era entrato neanche in consiglio comunale col 2%, io ero sindaco, mi si avvicina con la telecamera. Era il 2009, ancora l'iPhone non era propriamente nelle sue corde, quindi con la telecamera mi si avvicina dicendo: i cittadini devono sapere. E gli dico: guarda Alfonso, che al Comune di Firenze lo streaming c'è da 10 anni, hanno messo in rete civica al www.comune.fi.it, e lui continuava a seguirmi mentre io, lasciando i banchi della giunta, andavo in bagno e continuavo: i cittadini devono sapere, e io devo andare in bagno e i cittadini non devono sapere. Quindi questo è il mio primo scontro filosofico culturale con il grande DJ Fofò, che poi è diventato ministro. Ed è stato un ministro talmente dannoso che l'avvento di Marta Cartabia, che tutti noi vedevamo come una grande promessa, non ci ha nemmeno lasciato l'amaro in bocca, nonostante i risultati sostanzialmente nulli che l'ha portato. Perché avendo un ministro dannoso, quando ce n'hai uno che fa un'azione sostanzialmente inutile, già è un passo in avanti. Dal dannoso all'inutile, io credo che con Nordio arriveremo al positivo. Io sono molto ottimista su Nordio, credo che sia la migliore scelta che ha fatto Giorgia Meloni. Spero di non sbagliarmi in questo giudizio, auguro buon lavoro, poi naturalmente vediamo, anche perché come realtà del terzo polo abbiamo sensibilità, devo dire, sulla giustizia un po' meno diverse, perché come dire, prendo uno di Azione, quello che dice Enrico Costa, io lo sottoscrivo dalla A alla Z, no? Voglio dire, ma lo sottoscrivevo quando era in un altro partito ministro con il mio governo, figuriamoci se non lo sottoscrivo adesso che siamo nello stesso partito. Però, per dire Enrico, ma potrei citare altre persone, sia di Italia Viva che di Azione. Quindi noi abbiamo delle posizioni abbastanza chiare su questo. Cosa farà? Vediamo che decide di fare il ministro Nordio. Non lo tiriamo per la giacchetta. Sui rave, perdonami, una considerazione. La cosa stravagante è che loro erano partiti bene sui rave. Voi dici, ma sei malato? No. Loro avevano questa fissazione sul rave. Perché? Un anno fa la Meloni e Salvini avevano fatto gli show contro la Lamorgese e quindi avevano bisogno di dimostrare che erano diversi. Guardate che è anche comprensibile questo, eh? La prima domenica, era un ponte, era il ponte del primo novembre. Alla luce di questo hanno mandato la prefetta di Modena a fare un gran lavoro, perché la prefetta di Modena aveva fatto bene il suo lavoro. Cioè le donne e gli uomini delle forze di polizia in questo paese sono bravi. Bisogna smetterla di fare tutta la bonfascia. Hanno fatto un capolavoro, perché con il megafono, non entriamo, uscite, via, li hanno portati via nel giro di 3 ore, dopo un po' di più di 3 ore. Però hanno fatto pulito senza che ci fosse un problema di ordine pubblico. Uno, sono stati bravi. Dopodiché, come al solito, il populismo esagera. Perché anziché fermarsi e dire abbiamo fatto bene, oppure dire facciamo una legge contro i rave, c'è una legge da copiare, si chiama legge Mariani. È una legge di un deputato francese che nel 2003 aveva fatto sta legge in Francia, o 2002 forse, non mi ricordo. Bastava copiarla. Hanno esagerato e hanno combinato un pasticcio. Ecco perché i populisti esagerano. Quando prendi 200 migranti e li costringi sulla loro pelle
a giocare uno scontro politico, geopolitico, istituzionale e non ti accorgi che ci sono nello stesso momento migliaia di migranti che entrano da altre rotte e non ti accorgi che nello stesso momento ci sono centinaia di migliaia di emigranti che lasciano in un anno l'Italia dal sud verso gli altri paesi e non ti accorgi che hai un dramma demografico pazzesco, stai facendo puro, bieco, banale populismo da tre soldi. E questo è il rischio di sto governo qua. Ecco. Sto governo qua rischia di essere il governo del qua qua qua. Speriamo che non lo sia. Io spero che non lo sia. Ma finora è stato un governo populista, perché se si osservano i temi economici, se si osserva anche l'approccio di Meloni in Europa, lei ha detto il contrario rispetto a quello che ha detto in campagna elettorale e anche prima. In Europa ha detto serve più Europa sul gas, sui migranti dice serve più Europa sull'immigrazione. Lo scostamento di bilancio, che doveva essere la grande leva con cui i populisti dovevano risollevare l'economia, molto 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 prudenti. E questa manovra comunque è una manovra che può essere giudicata in vari modi, ma è difficilmente identificabile come una manovra populista. Quindi ti chiedo, ma è un governo populista finora? Ma dopo un mese è un governo che sta cercando di darsi un'identità, vedremo se sarà capace di farlo. Non entro nel merito delle proposte perché voglio che siano esplose domani nel nostro incontro con la stampa. Rimango sul giudizio sulla Meloni. Lei ha promesso, il centrodestra, le pensioni a 1000 euro le minime. Ce la fanno? No. Ne la fanno. C'è una rivalutazione, ci hanno messo qualcosa in più, si può dire che è positivo o negativo, però ne la fanno. Lei ha promesso che l'Europa è finita la pacchia. Per chi è finita la pacchia? Perché che sia finita la pacchia possiamo anche essere d'accordo, ma per noi o per loro? Perché la pacchia è finita, detta da uno Stato che ha preso 209 billion per il Next Generation EU, è che funziona benissimo. Dopodiché, sui migranti, deve convincere me o deve convincere Orban? Perché noi abbiamo detto in passato che se i paesi che non rispettavano i principi europei continuavano a non rispettarli, per noi dovevamo smettere di dargli soldi. L'amica di Orban sta a Palazzo Chigi, non è iscritta a Italia Viva o Azione. E potrei continuare. Allora, è evidente che la Meloni dovrà ripensare totalmente se stessa. È arrivata lì in nome della coerenza e farà un governo, per governare dovrà avere un atteggiamento totalmente diverso. Io dal profondo del cuore spero che ce la faccia, perché sono italiano, perché voglio bene al mio paese. Posso avere dei dubbi sul fatto che ce la farà? Dopodiché l'opposizione gliela facciamo in aula senza pregiudizio, perché noi non abbiamo votato contro la loro richiesta di scostamento nel DEF. Noi non abbiamo votato contro. Noi siamo stati disponibili, gli abbiamo dato una sorta, non dico di apertura di credito perché è troppo, ho detto, ma vediamo, fateci capire dove mettete i soldi. Campagna elettorale avevamo chiesto noi per primi di mettere i soldi per le bollette, hanno messo 21 miliardi sulle bollette, vediamo che succede. E magari saranno bravissimi nei prossimi mesi a trovare nuove soluzioni europee energetiche. Quello che io dico, visto che tu mi chiedi, vai lontano, io la vedo così, chiudendo gli occhi un attimo, dico, secondo me lei al 2024 ci arriva. Che già detto da me, visti i precedenti, dovrebbe rassicurarla, insomma, ogni due anni. La mia impressione è che lei al giugno 2024 ci arriva. A maggio-giugno 2024 ci sarà un momento chiave, se non succede casino prima, naturalmente, però diciamo che va tutto bene, o noi facciamo l'opposizione, loro governano e poi si sta a vedere. PD fa il congresso e i 5 Stelle fanno le manifestazioni, questo è un po' quello che accadrà. In attesa di fare la guerra civile, perché Conte sta decidendo adesso, quando fa la guerra civile, l'importante è che se deve fare la guerra civile stavolta non chiami i soldati russi come ha fatto per il Covid, ecco, la faccia da solo senza chiedere l'aiuto da casa. Quindi Conte, stavolta fai da solo, non chiamare Putin come hai fatto l'altra volta a chiederti una mano. Allora, arriviamo al 2024, elezioni europee. E lì casca l'asino. Non mi riferisco a Conte. Lì casca l'asino nel senso, no, perché ho visto perplessi, nel senso... E chi è l'asino? Perché a quelle elezioni là arriviamo, se siamo bravi noi, Terzo Polo, Renew Europe e tutta la nostra famiglia europea, con un di più di politica. Cioè, cosa immagino io? Io immagino
che o l'Europa si dà una scossa o l'Europa muore. Perché anche in Europa ci sono troppe discussioni, perché, come dire, quando vedo il mio amico Charles Michel discutere con la von der Leyen su chi fa l'incontro bilaterale al G7 e chi lo fa al G20, la polemica non mi piace. Noi abbiamo le elezioni europee che saranno un passaggio decisivo. C'è un solo leader oggi che può giocare una partita europea, perché Scholz è molto in crisi, perché Sanchez non ha i numeri, perché il Regno Unito, al di là che cambia ogni 44 giorni alla facciaccia degli italiani, è comunque fuori dall'Unione Europea. L'unico paese con un leader europeista forte è la Francia con Macron. Macron ha promosso una grande iniziativa che si chiama Renew Europe, e noi ci siamo dentro a pieno titolo. Se alle elezioni europee facciamo un bel risultato in Italia, in Francia, poi vediamo che succede in Germania, che è più complessa la situazione, noi siamo nello scacchiere europeo decisivi. E siamo nello scacchiere italiano il vero punto di riferimento. Allora, tutta la mia scommessa è quella di dire, guardate, che politicizzare a livello di Bruxelles e anche a livello di Roma le europee, a noi convenga. Più la Meloni sarà sovranista, più saremo per gli Stati Uniti d'Europa. Più la Meloni sarà populista, più saremo per la politica. Più la Meloni inseguirà Salvini sui migranti, più racconteremo di come l'Europa deve diventare l'hub dei cervelli. Oggi c'è un'intervista bellissima di Rino Rappuoli su Repubblica, guardatela. Racconta come bisogna investire per evitare la prossima pandemia. Però voi dite, porca miseria, non si è ancora finito questa. È così. La prossima pandemia sarà la resistenza dagli antibiotici. Noi siamo gli unici che abbiamo messo nel programma di prendere i 37 miliardi del MES e metterli sulla sanità pubblica e sugli investimenti sulla sanità. Se facciamo politica in questo anno e mezzo, non ce n'è per nessuno. Quindi io, tolto il mostro dai piedi, sono convinto che i prossimi mesi saranno difficili, perché guai a pensare che siano facili, ma saranno esaltanti, e saranno esaltanti per chi crede nella politica e non nel populismo. Come l'altro giorno Giletti mi ha detto, se Salvini e Meloni vanno d'accordo, fanno, non lo so se sono il gatto e la volpe, ho però detto che Berlusconi o fa Pinocchio o fa la fatina, conoscendolo fa mangiafuoco. Vai. Non avrei mai siete una banda di malpensanti a dire la fatina. Non avrei mai voluto chiederlo, perché volevo parlare solo di giustizia, ovviamente di libro, non di attualità, però siccome hai parlato di congresso del PD, ti chiedo di chiudere un istante gli occhi e pensare alla seguente scena, alla seguente lettera, magari che ti voleva arrivare. Alcuni militanti di Azione Italia Viva chiedono a te e magari anche a Carlo Calenda se sia giusto oppure no andare a votare per il Schlein alle primarie del PD. Tu cosa diresti? Ma secondo voi? La domanda ovviamente è, ti auguri che sia Eli Schlein il prossimo leader del Partito Democratico affinché il progetto del Terzo Polo possa arrivare? Ma senti com'è malevolo oggi Cerasa. Qualsiasi parola io dica sul prossimo segretario del PD, no, bruciato non esageriamo. Allora vi racconto, lo raccontavo ieri in una importante città d'arte a pochi chilometri da qua, dove c'è un sindaco di cui non dirò il nome, che voleva candidare, forse si candida, forse vuol candidarsi, non lo so, perché però non è che basta essere sindaco di Firenze per essere eletti, poi ci servono anche i voti, ma questa è un'altra storia. E questo sindaco, non dirò il nome, è venuto da me a casa mia un mese fa a fare una chiacchiera, e ci ha messo a chiacchiare e gli fa, dai, dice, però avete fatto un bel risultato. Beh sì, caspita, 15%, Terzo Polo, bene, adesso vediamo, non so che fare, se candidati, boh, fatti due conti, no, non so, poi non so tu che pensi, ma non ti do suggerimenti, però bocca al lupo, se lo fai, una bella esperienza, goditela, divertiti, se non lo fai, tirati via te lo subito, insomma, in amicizia, perché non dirò il nome, ma insomma, è stato il mio vicesino, quindi non dirò il nome del nome, ecco, non ve lo dirò. Fatto sta che alla fine di questo colloquio gli faccio, a proposito, noi a Firenze siamo il 15%, quindi insomma, ti ricordi quando eravamo al 14% come Margherita, ti ricordi il casino che venne fuori e Domenici ci diede 4 assessori, ora abbiamo 15, ah no, hai ragione, infatti bisognerebbe almeno darti 2 assessori, ah bene, positivo, dice, ma non te li do. Bene, no, tanto non mi interessava. Ma come mai? Perché se ti do il secondo assessore, tutti dicono che sono amico tuo e perdo il congresso.
Ora, questo dialogo mai esisteva, naturalmente, no? Figuriamoci. Non vi dirò il nome della città, perché non vorrei che poi la capiste da soli, ma c'è dentro il mondo del PD ancora qualcuno che pensa di votare sulla base dell'opposto di quello che farei io. Questa strategia è stata l'arma più forte per convincere Enrico Letta a tornare da Parigi. Cioè loro erano divisi su tutto nel 2021. Avevano fatto una gigantesca campagna per dire o Conte o morte, o Conte o morte. Orlando aveva detto non andremo al governo con la Lega se viene Draghi, ma neanche se viene Superman. Infatti ha fatto il ministro del lavoro con Superman. No, perché tra l'altro uno dei record della Meloni è da un lato che è la prima donna, la seconda è che è la prima che dopo 10 anni non fa fare il ministro Orlando, perché sono i due grandi record. È così, eh? Letta, Renzi, Gentiloni, Conte, Draghi. Perché fino a qualche settimana fa il requisito per diventare premier non era andare al collo e giurare, era mettere Orlando a fare il ministro. Adesso hanno fatto una modifica costituzionale e si può fare un governo anche senza Orlando. Vabbè, per farla breve, Boni, per farla breve, Letta perché lo chiamano? Perché erano divisi su tutto. Era lì, dice, abbiamo preso una tronata sull'Oconte o morte. Renzi su cosa l'attacchiamo? Cioè, ma che Conte o morte? O Conte Orte era diventata, anzi io Conte o morte, da non confondersi con il Conte Fiano Romano di cui nell'autogrill, nel libro. Alla fine a Franceschini viene la grande idea. Chi è l'unico che unisce tutto il partito perché è l'unico che chiaramente è contro Renzi? E vanno a Parigi a prendere Enrico Letta, strappandolo ai poveri studenti di Sciences Po che avevano il corso in quel momento, e Enrico viene. E chi legge il libro si rende conto di come Enrico le abbia sbagliate tutte. Guardate, io nel libro l'ho scritto, qualcuno lo sa in prima fila, perché l'avevo detto a qualcuno. Io ero disponibile a non candidarmi. Io avevo detto non mi candido. Se serve per trovare una soluzione, io non mi candido. Ho preso degli insulti da alcuni. Ma come? Se avessi fatto, qui si fece l'assemblea d'Italia Viva. Se avessi chiesto, siete d'accordo che io non mi candidi? Sì, no. È finito. Vabbè, si è capito. Comunque, tutte le volte faccio una domanda, mi dicono sempre di no, anche al referendum è andato uguale. Allora, alla luce di questo, io che avevo detto a Letta, sono disponibile a farmi da parte, fai una roba che sia competitiva, c'è un SMS bellissimo di un uomo di cultura, non vi dirò il nome dell'uomo di cultura, che scrive, mettete insieme tutti, nuovo centro-sinistra, fate una grande proposta progressista e riformista per il paese, alla luce di questa cosa fatta Ricoletta, ha deciso per rancore personale, travestito da sondaggio, di andare per i fatti suoi. E il risultato è che oggi c'è la destra al potere. E a me fanno morire da ridere quelli del PD che fanno, però hanno scelto un presidente della Camera di destra. Strano. C'hanno la maggioranza. Hanno scelto un presidente del Senato di destra. Strano. Hanno scelto dei ministri di destra. Ma dove li doveva prendere i ministri la Meloni? A Leoncavallo, secondo voi? È evidente che se vince lei mette i ministri di destra. Il punto è che tu li hai fatti vincere, grazie a chi? Alla strategia di mettere il segretario, uno palesemente non capace di fare politica come Enrico, bravissima persona, piacevolissimo per starci a cena, piacevole per starci a cena, ma non in condizioni di leggere la strategia politica. Infatti la mia unica preoccupazione, lo dico nel libro, è se adesso torna a Sciences Po, l'importante è che non gli diano un corso di strategia politica. È vero che il programma ce l'ha di già. Allora, alla luce di tutto questo, chi sarà il prossimo segretario? Bonaccini? Elly Schlein? Nardella? Paola De Micheli? Provenzano? Andrea Orlando? Goffredo Bettini? Chi c'è poi? Giuseppe Conte? Tu sai sempre come toccare le corde del mio cuore. D'Alema, meraviglioso ragazzi, D'Alema. Che è l'unico su questa roba che ha una sua coerenza, perché lui odia il PD dal primo giorno. Cioè, D'Alema non ci ha mai creduto, ragazzi. D'Alema nel PD, a D'Alema gli puoi dire tutto, ma non che non abbia un disegno politico. D'Alema, il PD gli sta qui dai tempi di Prodi. Poi gli è arrivato Veltroni, poi gli sono arrivato io, e tutte le volte sparava, boom, boom. Adesso è un passo dal distruggerlo, c'ha Conte.
Tra l'altro con Conte si è anche trovato bene, ventilatori cinesi malfunzionanti, diciamo, operazioni in Colombia, avessi fatto io l'operazione in Colombia, vabbè, lasciamo stare. Alla luce di questo c'è un'unica certezza, così smettiamo di fare... Oh, non è che se parlo di D'Alema, Massimo, dai, diciamo, lasciami finire. No, perché è così lui, si emoziona. Il punto fondamentale è che c'è una sola certezza, amici cari. Io non dirò una parola sul congresso del PD, ma chiunque sarà eletto segretario del PD, Stefano, Elli, Dario, Paoletta, come si chiama provinciano di Giuseppe, Andrea, Goffredo, chiunque sarà eletto farà meglio di Letta, perché come ha fatto male Letta non ha fatto mai male nessuno, purtroppo. Non parliamo di congresso, naturalmente, però se dobbiamo... PD, via, no, dai. Ma non mi interessa però il PD. Sul passato. Ma non mi interessa il PD, mi interessa capire con quale prospettiva il Terzo Polo intende nel futuro provare a vincere le elezioni, perché è un passaggio importante quello. La destra in questi anni, negli ultimi anni, ha dimostrato di essere divisa sempre su qualsiasi cosa. Poi, al momento giusto, di fronte a un'elezione regionale, un'elezione comunale, elezioni politiche, poi si presenta insieme, fa finta di niente e conquista il potere. Non può succedere la stessa cosa dall'altra parte con tutti coloro che sono in questo momento contro il governo? Guarda, io la vedo così, per essere molto, in prospettiva, per essere poco scherzoso e molto serio. Noi non sappiamo come andremo alle elezioni nel 2027, ammesso che naturalmente la legislatura arrivi al 2027, non sapremo se ci sarà la legge elettorale attuale, non sapremo se ci saranno le riforme costituzionali, per cui ogni tipo di sogno da qui al 27 è un volo pindarico. Andiamo con ordine. Noi abbiamo fatto un risultato che secondo me è un risultato ottimo. Abbiamo discusso, tutti noi speravamo di più, qualcuno pensava che prendessimo di più, qualcuno pensava che prendessimo di meno. Secondo me in 3 mesi prendere quasi l'8% è un risultato straordinario. Ora si tratta di dare gambe a questo progetto. Azione ha già fatto la propria assemblea nazionale la settimana scorsa, ha votato a larghissima maggioranza il sì alla federazione, noi lo faremo domenica 4 dicembre a Milano, loro l'hanno fatto a Napoli, e a quel punto partiamo con la federazione. Perché non il partito unico? Partiamo con la federazione perché è un progetto nel quale vogliamo intanto allargare anche altre persone, ad altre realtà, non siamo soltanto noi, però intanto ci siamo noi, loro hanno fatto 30.000 iscritti, noi abbiamo tanti amministratori sul territorio, abbiamo fatto un lavoro in questi anni e in questi mesi e c'è una grande attesa, una grande attenzione, quindi noi dobbiamo essere bravi con la federazione a costruire in tutto il 2023 occasioni di crescita politica. A quel punto si arriva al 2024, poi vedremo quando andare al congresso, prima, dopo, vedremo se ci sarà qualcun altro, ma nel 2024 c'è un'elezione che sarà decisiva e sarà l'ultima elezione nazionale, l'unica elezione nazionale insieme alle politiche, dove votano, tendenzialmente voterà il 50% delle persone, perché solitamente alle europee vota 15 punti in meno di quelli che votano alle politiche. Ci sarà quindi un po' meno di gente di quella che va a votare alle politiche. In quelle elezioni noi abbiamo lo spazio per poter prendere almeno il 15%. Io di solito nella coppia tra me e Calenda sono quello moderato. Carlo è quello più impegnativo. Pensa a te, dicevo. È una roba, è una coppia. Io faccio il moderato nella vita. Faccio il moderato. Però se lei ride in questo modo non va bene. Il concetto di fondo è che nel 2024 secondo me noi possiamo fare un risultato che sia davvero intorno almeno al 15%. Se facciamo quel risultato lì, noi siamo il perno dell'alternativa. Allora, non lo so chi vince il congresso. Non voglio dire non mi interessa perché è arroganza, perché mi interessa come mi interessa tutto. Ma so che se noi facciamo questo percorso qui, magari allargandosi oltre Azione Italia Viva, se noi siamo in grado di fare questo risultato qui, non soltanto facciamo un bel risultato alle regionali in Lombardia, in Lazio, ai comuni, alle realtà del territorio, ma siamo nelle condizioni di diventare il perno dell'alternativa alla Meloni. Anche perché, questa è la mia opinione, secondo me loro a un certo punto inizieranno a pagare le loro incoerenze. Perché quando la Meloni vince dicendo che è coerente, e poi non è più coerente, e poi inizia a dover fare mediazioni, compromessi su tutto, guardate che alla fine quel consenso viene meno.
oggi al 30%, sì, certo, è luna di miele, ma è un consenso, fatevelo dire da un esperto della materia, che si perde rapidamente. E io ci ho messo 3 anni. Quindi la mia opinione, caro Claudio, è: non lo so cosa accadrà nel 2027. Chi oggi vi dice faremo questo e quest'altro, ricoveravelo, perché è passato un mese dall'inizio della legislatura, quindi di che parliamo? Però se siamo bravi, passo dopo passo, se c'è la strategia, se c'è il lungo periodo, noi siamo in condizioni di arrivare all'Europa del 2024 e di fare i conti. Questa è, secondo me, la grande scommessa che abbiamo di fronte. Io sono sicuramente convinto che noi saremo decisivi per la formazione del governo europeo, perché con il voto, anche se voterà soltanto il 50%, sarà importante l'impatto che porterà l'Italia ai voti complessivi, e saremo nelle condizioni, questa è la grande scommessa, per essere poi decisivi nel panorama politico italiano. È un sogno? Forse sì, ma io sono convinto che tra 2 anni, quando ci rivediamo qui, saremo il primo partito di questo paese. Abbiamo tempo per un'ultima domanda? Abbiamo affrontato in questa... Dipende se hanno parcheggiato la macchina di Nobili fuori. Io continuo a pensare che tra 2 anni metteranno il segreto di Stato sulla macchina di Nobili. Forse è un autogrill. E secondo me non è quella macchina l'ha messa lui, perché dava troppe botte con gentilezza al tettuccio. Cioè, non ce la racconti tutta, c'è un complotto dietro. Potresti fare un ricorso in Cassazione, ti arrivano 5 sentenze, tanto poi i PM fanno come gli pare. Ma rispetto, abbiamo affrontato moltissimi temi che riguardano pericoli per la nostra libertà, per il futuro, che riguardano pericoli anche rispetto alle minacce e le prospettive economiche, però c'è un tema. Le opposizioni tutte, dal Terzo Polo al PD ai 5 Stelle, con sfumature e con temi diversi, però indicano nell'azione di governo a vari livelli delle cose che non vanno, anche già dopo un mese. C'è però una questione che almeno a me colpisce, che da quando il centrodestra, in teoria minaccioso, sovranista, nazionalista, populista, antieuropeista, e potrò andare avanti in elenco come fa Salvini, ha individuato una serie di elementi forti per la sua agenda di governo, il famoso spread, i famosi mercati, non hanno mai mostrato preoccupazione. Cioè lo spread non è salito moltissimo, e questo di solito indica una sensazione di non pericolo rispetto a quelle che sono le impressioni degli investitori. Qual è, secondo te, nei prossimi mesi, un qualcosa che potrebbe invece far cambiare, nessuno se lo augura naturalmente, ma una cosa che potrebbe succedere e che potrebbe portare a vivere una fase di pericolo? Magari non c'è, e quindi... Io spero che non ci sia, perché la serietà di una opposizione sta nella capacità di fare l'alternativa senza evocare pericoli esterni. Io la prima dichiarazione che ho fatto sul voto è stata la CNN, with my incredible English and the first reaction shock, e ho detto che a mio avviso Giorgia Meloni, che era una mia avversaria, che io avevo combattuto, non era un pericolo per la democrazia. E che gli amici della CNN non gridassero al fascismo. Forse era un pericolo per l'economia, ma sicuramente non un pericolo per la democrazia. Quindi non credo che avverrà qualcosa. Io credo che ci sia bisogno di una cosa un po' diversa, che è il momento che ci fa crescere. Scusa se la butto su una conclusione un pochino più personale che politica. Cioè, poi i fatti della politica accadono e noi rispondiamo ai fatti della politica sulla base di quello che succede, va bene. Però la verità è che il grande insegnamento che io tratto, non dal libro ma da quello che mi è successo, è che la vera differenza la fa la capacità di ciascuno di noi di fare i conti con lo specchio e con il proprio carattere. Mi spiego. Io sono stato per un po' di tempo l'uomo più potente d'Italia, almeno politicamente. Poi la potenza si può stare a discutere. Diciamo quello che aveva più potere, sì, forse non il più potente, ma quello che aveva le mani 40%, presidente del Consiglio, eccetera. Poi, per una serie di circostanze, compresi i miei errori, perché ci sono anche i miei errori, e compreso quello che racconto nel libro, c'è tutta la parte sulle fake news russe che è stata cancellata, ma che nella prima parte del libro è interessante, anche questa. Dopodiché, ripeto,
parto dai miei errori, per una serie di circostanze, io sono diventato dall'uomo più potente d'Italia a quello più odiato. E consideravo fuori, morto. Salvini mi considerava morto nei giorni del papete. Conte mi considerava morto nei giorni dell'autogrill. Cos'è che ha fatto la differenza per me? Il fatto che alla fine, indipendentemente dalle idee politiche, da quello che volete, c'è una battaglia da vincere ogni mattina, che è quella che Indro Mantanelli chiamava la battaglia con lo specchio. Ed è il messaggio che io vorrei dare a chi leggerà l'aggiornamento del libro. Indipendentemente da quello che accadrà, guardate, noi abbiamo le idee chiare. Noi siamo convinti di poter diventare il primo partito d'Italia. Noi siamo convinti di poter essere decisivi in Europa, ma anche se noi non fossimo convinti di questo, l'augurio che io vi faccio dal profondo del cuore è, nonostante tutto quello che vi capita intorno, non perdete mai la fiducia in quello che siete e in quello che siamo. Perché alla fine, se c'è un grande insegnamento da questo libro, è che davvero mai mollare. Hanno tentato di buttarci fuori dalla politica nei modi più scorretti possibili. In parte li abbiamo aiutati con i nostri errori e in parte hanno fatto da soli. A distanza di qualche anno, nonostante le pubblicazioni dei conti correnti bancari, nonostante le perquisizioni agli amici notturne portando via i telefoni e spiattellando tutto, nonostante le ricerche affannose sui conti correnti dei bonifici di pagamento delle vacanze, questa non è mai venuta fuori, e fortunatamente noi abbiamo sempre pagato le vacanze con il bonifico, anche quando ero sindaco e ti dicevano venga a dormire dal mio albergo, no, mi fa pagare. Nonostante le minacce del vicepresidente del CSM di fare denunce, nonostante le sentenze della Cassazione non rispettate dal PM, nonostante l'arresto dei genitori, che è la cosa che ti fa più sentire un verme, perché fino a che prendo un te, dici vabbè, oh, ma quando ti prendono i tuoi genitori incensurati, che vengono messi in carcere per un reato che il tribunale del riesame dice non esiste, o meglio, dice sì, per carità, se è un reato ci sarà l'interdizione, basta l'interdizione, non gli arresti. Se c'è tutto questo, alla fine, se tu ti guardi allo specchio la mattina e hai voglia di continuare, vuol dire che possono fare quello che vogliono. Possono mostrificarti quanto gli pare, ma non hanno vinto loro. Ecco, questo libro per me è il modo per dire che non hanno vinto loro a me stesso, ma il modo per dire a voi, fatela sta battaglia con voi stessi, perché da qui a 2 anni avremo bisogno di tutto il vostro coraggio, di tutta la vostra intelligenza per andare definitivamente a cambiare questo paese e questo continente. Grazie a Claudio Cerasa. Grazie a Matteo Renzi.